Si chiude sempre più il cerchio intorno all'autore dell'omicidio di Emanuele Simonetto, il caporeparto freddato la sera del 7 febbraio scorso davanti alla ditta per la quale lavorava, l'ARPA di Pieve di Soligo. Dall'ultima perizia balistica emerge come a fare fuoco contro il caporeparto originario di Farra di Soligo potrebbe essere stato un fucile da caccia dal quale sarebbero partiti due colpi. Il primo, che dopo aver colpito il cruscotto, aveva perforato il fianco destro del 49enne, frammentandosi nella zona del rene, e il secondo, che raggiunse la spalla destra di Simonetto. Un'arma che sembra escludere la pizza del killer di professione e che conferma l'ipotesi che l'omicida, prima di fare fuoco, abbia posto un sacchetto di plastica in grado di raccogliere i bossoli mancanti dalla scena del delitto. Ma dall'analisi delle due perizie balistiche arrivate sul tavolo del sostituto procuratore Giovanni Valmassoi emerge un altro elemento di novità. I due proiettili che hanno portato la morte di Simonetto potrebbero non essere dello stesso tipo. Questo nonostante gli inquirenti escludano che a fare fuoco contro il 49enne siano state due persone diverse, armate a loro volta di armi diverse. Più verosimilmente, le indagini portano verso un solo autore materiale dell'omicidio, come si evince dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza di una ditta limitrofa al luogo del delitto. Nelle immagini un'ombra scende dall'auto parcheggiata nel campo, si dirige verso Simonetto e apre il fuoco a una distanza di 5 metri dalla vittima. Esclusa invece la pista secondo la quale a fare fuoco contro Simonetto in quella notte di febbraio sia stato un parente, mentre da mesi si scava nelle frequentazioni gli interessi di una persona apparentemente comune, ma che qualcuno ha deciso di eliminare.